diversa questa, onestamente. Beh, sì, è diverso, diverso il contesto, sarà diverso sicuramente tutto l'ambiente, quindi sì, sarà diverso, per ovvi motivi, insomma. Una partita con un grandissimo contorno di pubblico, pressione o motivazione? Ma noi dobbiamo trasformare questa tra virgolette pressione, come è, trasformarla in energia positiva, in motivazione importante, perché è un'opportunità di dare un seguito a quello che è il nostro percorso, a quello che è il nostro campionato. La Reggia Audace si è avvicinata nelle ultime settimane da 10 a 5 punti, voi comunque mantenete la vetta, che tipo di partita ti aspetti sulla base della classifica che si è venuta a creare nelle ultime settimane? Ma noi stiamo andando avanti per il nostro percorso, sicuramente sarà una gara bella, perché penso che sarà bella tra due squadre che sono tra virgolette, le due più importanti del girone. Sicuramente l'atteggiamento nostro è quello di cercare di proiettarci per raggiungere la vittoria, cercando di stare attenti a quelle che sono le loro caratteristiche, perché è una squadra che aspetta e poi in alcuni momenti attacca e ha dei giocatori di gamba, giocatori di qualità, quindi dobbiamo essere bravi, molto bravi nelle marcature preventive. C'è il realismo della classifica che può anche imporre un pizzico di prudenza, c'è la voglia dei tifosi, insomma, di tornare a vincere con la Reggiana, cosa che non succede da 18 anni. Trovare un equilibrio tra questi sentimenti non è forse semplicissimo. Io in genere quando parto sempre per vincere, non è che faccio dei calcoli, che a me non interessano i calcoli, ho già detto che in matematica non ero bravo, quindi la cosa importante è arrivarci con equilibrio, l'equilibrio di una squadra, l'equilibrio di non lasciarci condizionare da quelle che possono essere esternamente tante cose, l'equilibrio è anche la forza della squadra che in alcuni momenti è riuscita anche a ribaltare situazioni difficili.